pregherei il ministro del lavoro di svolgere la sua funzione e di andare a incontrare, come sempre in questi casi, la rappresentanza di direi doveroso. Posso mettere i voti? Mimiti ha già previsto l'appuntamento con Marco, glielo dici, lo porti qui Giuliano, lo fai portare qui Giuliano. Cioè, se puoi stare a sentire la mia conferenza stampa oppure andare a incontrare i lavoratori. Io direi di andare a... Non lo puoi mandare subito, no, vabbè. Allora, grazie signor prefetto dell'accoglienza. Come sapete, ci siamo presi l'impegno una volta ogni 3 mesi di fare il punto della situazione sulle condizioni di spesa dei fondi europei e non solo a Napoli, Reggio Calabria e Palermo. Somma della sfortuna ha voluto che ci siamo presi l'impegno il 14 maggio e che quindi il terzo mese scadeva il 14 d'agosto, quando si dice la legge di Murphy. Naturalmente provare a rinviare immediatamente sarebbe stato poco serio e quindi oggi siamo qui con una delegazione importante del governo e siamo qui con un impegno a rivedersi immediatamente tra 3 mesi. Il 14 novembre non si può perché c'è un vertice internazionale, quindi lo anticipiamo al 7 novembre. Questo per dire che il percorso di verifica puntuale, costante, argomento per argomento, che il governo intende assumersi nei confronti di Reggio Calabria e dell'intera regione è confermato e mantenuto al punto da fissare già da adesso l'appuntamento con il prossimo tavolo, dove magari potremo cercare di fare delle tappe in singole realtà, penso ad esempio al porto di Gioia Tauro su tutti o ad altre iniziative che sceglieremo insieme con il prefetto e con le autorità, partendo dal presupposto che immaginiamo di avere un nuovo presidente della regione per il prossimo 7 novembre, perché se, come ho letto, c'è la volontà di fare sul serio e di anticipare le elezioni, bene, annuncio già da adesso la disponibilità del governo a da subito accettare la data che è stata proposta, che se non vado errato è quella del 12 ottobre. Ho un paio di notizie che credo a questo punto di dover dare, soprattutto ai giornalisti, i parlamentari le sanno già, che sono legate a un paio di vicende che ci erano state segnalate la volta scorsa. Come sapete, la task force si è riunita 2 volte dal scorso appuntamento, si è riunita a maggio e a agosto. Il sottosegretario Del Rio convocherà la task force, la terza riunione, per la prima settimana di settembre, ancora a Palazzo Chigi. Il prefetto ci chiedeva giustamente di farla in Calabria, ma probabilmente vale la pena aspettare che vi siano i nuovi vertici istituzionali prima di venire qua, e quindi la prossima Graziano la convocherà ancora a Palazzo Chigi. Ma rispetto alle discussioni della volta scorsa, parto dal dire che la questione occupazionale dell'azienda di Finmeccanica, l'Omeca, che è stata molto discussa e vede grande preoccupazione, bene, ho il piacere di annunciarvi, dopo aver parlato con l'ingegner Moretti, che l'azienda ha ordini e quindi lavoro per tutte le donne e gli uomini del proprio stabilimento fino a tutto il 2017. Quindi le preoccupazioni circa la chiusura di questa realtà, che avremmo anche voluto visitare, avevamo immaginato di fare lì l'appuntamento per dare la notizia, poi ci siamo ricordati che giustamente, anche se hanno gli ordini nel cassetto, il 14 agosto non lavorano ed è abbastanza comprensibile da questo punto di vista. L'impegno che noi prendiamo è che per tutto il 2017 non ci sono problemi, e naturalmente poi sarà questione di strategia aziendale e industriale riuscire a continuare ad avere nuovi ordini, ma questo indipendentemente dall'assetto azionario, perché sapete che c'è aperta una verifica della situazione di alcune aziende legate al mondo Finmeccanica. Il punto centrale è che a Reggio Calabria gli ordini e il lavoro vanno avanti fino a tutto il 2017 compreso. Questo è il primo elemento che credo fosse utile dare all'attenzione della stampa calabrese. Secondo punto, credo importante anche in questo caso,
i denari per il tribunale sono pronti. Quindi il completamento del tribunale, adesso occorre che la regione faccia formalmente la richiesta alla struttura di Palazzo Chigi, il sottosegretario Del Rio ha già preso contatti credo in queste ore, ma i denari per completare definitivamente il tribunale sono a disposizione, pronti per essere investiti e spesi. Poletti vada, che se no si arrabbiano. Terzo punto di discussione, ho ricevuto adesso la senatrice Covello, la deputata, che si dice Covello, che è tutta mandata in Senato. Bravissima, vedi le donne del PD, del PD, parlamentari. Portatevi anche stupido, vediamo se lo rimandano dietro o no. Non riesce. Bene, battute a parte, la richiesta della disposizione concernente la istituzione della ZES riferita al porto di Gioia Tauro, che è stata firmata credo da tutti un gruppo di parlamentari di questo territorio, noi l'abbiamo vista, non siamo nelle condizioni di prendere al momento un impegno sull'approvazione di questo disegno di legge, siamo però pronti ad aprire una discussione che ci vede convinti sostenitori dello strumento, ma abbiamo il desiderio e la volontà di verificare nel dettaglio le modalità con le quali questo strumento possa essere approvato e valorizzato. Nel frattempo il porto di Gioia Tauro sarà inserito nelle misure relative ai porti, ai retroporti, a tutto ciò che riguarda il sistema degli interporti, che andrà in decisione al Consiglio dei Ministri di venerdì 29 agosto, peraltro alle ore 21, ma questo specialmente per questa logistica e va bene. Quarto punto di discussione, sono un po' noioso, scusate, ma non tanto, credo che sia il modo giusto per fare il punto della situazione. Noi l'altra volta avevamo dato dei dati abbastanza preoccupanti, il prefetto ricorderà, circa i denari che non erano stati spesi e poi è stato anche oggetto nelle ultime ore di discussione da parte dei media. L'altra volta non riuscimmo a far passare la notizia, poi è arrivato un documento da Bruxelles e improvvisamente si è detto ah, c'è il grande scandalo dei fondi europei. Era lo stesso motivo per il quale eravamo partiti l'altra volta, però evidentemente ciò che viene dall'estero suona più dolce o più garbato o più interessante agli occhi della comunicazione. Quindi entro nel merito e vi dico che sui fondi 2007-2013, non 14-20, l'altra volta noi avevamo circa il 50% di fondi spesi nelle regioni, no, in tutte le regioni. Oggi noi abbiamo speso, diciamo, nelle ultime tre mesi 2,3 miliardi di euro sui 47 di fondi europei complessivi, il che porta i fondi spesi dal 50 al 58%, non ancora soddisfacente, e soprattutto vogliamo far sì che i fondi europei siano spesi su progetti non frammentati, non diversificati, ma progetti che siano realmente progetti strategici. Esiste in questo senso anche uno spazio tuttora da coprire sui fondi di sviluppo e coesione, e credo che sia arrivato un po' di sotto, questo è il motivo della reazione, e credo anche, per concludere questo primo passaggio sui fondi, che i denari ancora attualmente a disposizione sono davvero tanti. Ecco perché nell'appuntamento del prossimo 7 novembre sarà fondamentale arrivare, se siete d'accordo, preceduti dall'invio da parte di Palazzo Chigi del materiale numerico su cui andare a controllare, verificare, avere da parte delle autorità locali, da parte delle istituzioni, da parte dei parlamentari la possibilità di segnalare le cose che vanno e le cose che non vanno, in modo tale da poter indirizzare questi denari a botta sicura anche utilizzando altri strumenti. È qui con noi il presidente, l'amministratore delegato di Invitalia, Arcuri. Noi veniamo dalla Campania, dove abbiamo firmato 18 contratti di sviluppo per un totale di circa 1 miliardo di euro.
In Calabria ne abbiamo firmati soltanto due. E francamente, fermo restando che la Campania è più popolata e di conseguenza ha più cittadini e imprese, il numero di contratti di sviluppo è decisamente una sconfitta. Dobbiamo quindi investire e intervenire. Ho chiesto al Curi di portarmi almeno tre, ho detto due, però passando qua allora ho detto almeno tre contratti di sviluppo, uno al mese da qui al prossimo 7 novembre. Chiedo però a tutte le istituzioni di farsi carico di individuare le aziende che abbiano le caratteristiche e i requisiti per entrare in questa disciplina. Trovo che sia molto 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 interessante, soprattutto sotto il profilo turistico. Noi abbiamo uno spazio di crescita turistica che non è contro la realtà manifatturiera tradizionale. Quelli che dicono, ah, ma vogliamo fare il turismo per non fare le fabbriche. No, noi siamo per fare tutto. Però segnaliamo che ci sono 800 milioni di nuovi consumatori che si stanno affacciando sul mercato globale. O noi siamo in grado di coglierne il valore, il significato e anche la potenzialità, oppure noi stiamo perdendo ogni tipo di chance per il futuro dell'Italia. Ieri eravamo a Milano all'Expo, nel giro dei primi mesi abbiamo venduto 5 milioni di biglietti in una situazione dove dell'Expo non è che si sia parlato sempre sui giornali con quell'entusiasmo che avreste potuto immaginare. Cioè, uno che compra il biglietto dell'Expo dopo che legge i giornali vedendo le notizie che i giornali hanno dell'Expo, vuol dire che è proprio un appassionato dell'Italia. Pensate che noi crediamo di avere più di 1 milione di visitatori cinesi, per esempio, ai massimi livelli. Ecco che riuscire a fare anche di questa occasione, senza entrare sulla discussione sui bronzi di Riace, per carità, però di fare dell'evento Expo e più in generale della ripartenza dell'Italia un'occasione di ricchezza economica anche per regioni come la Calabria è possibile, a condizione di essere accompagnati da strumenti di sviluppo come quella dei contratti di cui Arcuri è il responsabile. È qui con noi, è qui vivo e lotta insieme a noi Erasmo D'Angelis, che è il responsabile dell'unità di missione della lotta contro il dissesto, che è francamente uno dei punti fondamentali per il nostro paese. Faccio un punto anche su quello con il vostro con la vostra pazienza e con la vostra benevolenza. Noi abbiamo programmato nell'accordo del 2009-2010 185 interventi. Provate a dire quanti ne abbiamo chiusi. La percentuale. È giusto per svegliarli, perché i giornalisti stanno per... Su 105, 2, lei è pessimista, 2. Bene, conclusi sono 0. 0. No, non rida, non è che è contento, c'è da battere la testa contro il muro. In corso 5 ne rimangono 180. Così non può andare. Così non può andare. Allora, da questo punto di vista, io credo che da qui al 7 di novembre Erasmo ti devi venire nel dettaglio con i 39 milioni e 100 mila euro versati dallo Stato. Manca l'impegno della Regione, che al momento non ha adempiuto all'impegno cui si era sottoposta, ma se pensate che oltre ai 185 interventi programmati, dal 2010 ad oggi vi sono stati 454 nuovi interventi per emergenze, capite il livello preoccupante sul dissesto del territorio, che per noi è un'assoluta priorità. Abbiamo circa 200 milioni potenzialmente spendibili, siamo pronti a farlo, tra l'altro danno anche l'occasione di lavoro, quindi è una cosa che è positiva, ma in generale sono realtà significative che non possono essere buttate via. Ci sono richieste di finanziamenti per 1093 scuole, riporteremo nell'appuntamento del 7 l'elenco di quelle che sono state realizzate o in corso di realizzazione, mentre, e ho finito l'aspetto dei numeri per poi arrivare al... Vabbè, sullo sblocco Italia ci saranno ulteriori misure per la Salerno-Reggio Calabria, per la parte non coinvolta. E allora, questi sono i numeri.
i dati di fatto, non so se mi sono dimenticato qualcosa, è possibile, ove ciò fosse capitato vi prego di perdonarmi, ma avrete nel dettaglio, perché tutti questi dati devono essere pubblicabili e chiari, e chiedo anzi un aiuto agli operatori della comunicazione, perché la logica della trasparenza totale e globale aiuta il cittadino ad essere protagonista. È evidente che questo tipo di attività che stiamo facendo per la Calabria e per la Campania e per la Sicilia serve per dire che il governo non scappa, anzi, che anche il 14 agosto il governo sta sul pezzo sulle questioni legate al recupero del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno però deve sicuramente scegliere la strada della convinzione e della determinazione rispetto ai propri obiettivi e ai propri mezzi. Voglio dirvi che io sono sempre più convinto che l'Italia abbia tutte le condizioni per poter uscire da questa situazione di difficoltà che sta attanagliando e attraversando tutta l'Eurozona. Fino a qualche giorno fa si diceva che l'Italia era il problema dell'Eurozona, per l'ottimo motivo per il quale l'Italia, dovendo fare la prima della classe, ha presentato i dati sul secondo trimestre in anticipo di una settimana rispetto agli altri, tant'è che ho chiesto formalmente all'Istat di dare i dati insieme agli altri a questo punto, perché se dobbiamo stare una settimana a sentirci dire che in Italia va tutto male e poi verifichiamo che altri paesi sono messi o come noi o peggio di noi, è evidente che questo tema dimostra come dobbiamo fare un passo in avanti anche nella comunicazione. Ma il punto centrale è che non c'è una situazione di crisi in Italia rispetto a un'eurozona che viaggia a velocità doppia. Questo è accaduto in passato. In passato la locomotiva europea trainava e il vagone di coda Italia aveva qualche difficoltà. Adesso la situazione è cambiata. Il problema è che l'intera eurozona vive una fase di stagnazione, che è una fase molto problematica, e che deve consentire a paesi come l'Italia, che non hanno ancora espresso tutto il proprio potenziale, di trainare e trascinare fuori dalle secche della crisi l'intero continente. Ecco il nostro compito. Noi non lo faremo se non metteremo a posto il Mezzogiorno, e non lo metteremo a posto il Mezzogiorno se la Calabria non sarà finalmente protagonista. Passaggio democratico che attende la regione Calabria prima, il comune di Reggio Calabria poi, è un passaggio per me fondamentale. Parlo ovviamente nella mia veste di Presidente del Consiglio dei Ministri, non di segretario del Partito Democratico. Il governo si attende moltissimo dal passaggio, dalla scommessa su il naturale momento elettorale e democratico, e perché questo possa consentire al nostro paese di tornare a correre c'è necessità assoluta che la Calabria giochi il ruolo di primo piano e non stia a rincorrere le percentuali negative che tutti noi conosciamo. Quindi da qui al... e questo serve anche per dire che quando noi chiediamo in Europa di avere maggiore attenzione alle questioni della crescita, non lo stiamo chiedendo per fare un favore all'Italia, lo stiamo chiedendo perché pensiamo sia l'unica ricetta per l'Europa. L'Italia poi deve fare le sue cose, e l'Italia le sue cose le fa tutte. Le fa tutte con gli appuntamenti sullo sblocca Italia, sulla giustizia, sulla scuola, sugli interventi di manutenzione ambientale, sugli interventi di semplificazione di fisco, burocrazia e organizzazione dello Stato. Bene. L'appuntamento allora è per il 7 novembre sui cantieri del dissesto idrogeologico. Erasmo D'Angelis e la sua unità di missione entro la fine di ottobre porterà un punto della situazione. Vorrei vedere i selfie degli operai sui cantieri, perché se no sono tutti numerini. Io vorrei vedere che i cantieri che si aprono e c'è l'operaio che si fa il selfie e fa vedere che c'è un cantiere vero e che non sia sempre il solito, come talvolta capita. C'era un autorevole parlamentare del Partito Democratico che, per dimostrare che non era stato francotiratore di un'elezione a caso di ben un anno fa, ha mostrato la stessa foto di lui che votava Prodi almeno 18 volte, la girata su tutti i telefonini era la stessa. Quindi ogni riferimento a chi sia quell'autorevole parlamentare del Partito Democratico sarebbe del tutto irrispettoso della sede istituzionale nella quale ci troviamo.
Allora, il tema dei cantieri aperti, il punto sulle scuole, il passaggio su Gioia Tauro sarebbe una cosa buona e giusta se ci vedessimo a Gioia Tauro anziché a Reggio Calabria, o in azienda da Finmeccanica per verificare come questa azienda continuerà a creare posti di lavoro e non li perderà. Il passaggio sul tribunale, su cui adesso è il momento di chiudere definitivamente, e naturalmente vediamo quando si svolgeranno anche le elezioni al comune di Reggio. Per me è chiaro che se si anticipa la Calabria, prima si anticipa anche il comune di Reggio e prima torna la democrazia diretta, con tutto il rispetto naturalmente per i servitori dello Stato che si sono occupati di aiutarci in questo momento, credo che sia un fatto straordinariamente positivo e importante. Se avete domande specifiche sul tema, io vi rispondo volentieri. No, quindi bene, prego. Contratti di gruppo Porto di Gioia Tauro. Noi siamo sulla questione del mercato. Lei però giornalista non ha proprio la faccia di giornalista, eh? No, infatti no. Lei conosce Arcuri? Ci siamo appena sentiti, vorrei adesso, come dire, confermare la nostra volontà di farlo e spero che a settembre... Beh, io in questo caso la mia parte è quella di Carramba che sorpresa, ce la vi faccio incontrare, perfetto. Caro Arcuri, l'amministratore delegato del porto di Gioia Tauro, l'amministratore delegato di Invitalia, incontratevi, andate e fate, lui c'ha il compito di farne tre di contratti di sviluppo. Se poi, no, allora a questo punto ne ha quattro, che si fa? Cioè, non è che si può risparmiare così. Ci sono domande di giornalisti? Bene, prego. Non abbiamo sentito una sola parola per la crisi agrumicola della Calabria. Per la crisi? Agrumicola. Gli agrumicoli sono al collasso, non riescono a coprire i costi di gestione, però non è stata detta una sola parola. È un settore trainante dell'economia che sta collassando, le aziende sono abbandonate, i costi di X, della previdenza, tutto è insostenibile con dei prezzi di vendita del prodotto pari a 3 centesimi. La colpa naturalmente non è del bacio Perugina, né del messaggio che noi le diamo. Il tema centrale dei prodotti agroalimentari, e in questa regione inserirei anche tutta la filiera della pesca, lei ricorderà che la volta scorsa abbiamo fatto un incontro con alcuni pescatori anche rispetto a delle norme di natura europea disciplinari, è un tema centrale. Prendo l'impegno di inviarle qui il ministro Martina, sapendo che alcune delle condizioni di cui lei parla sono condizioni, ahimè, o dettate dal mercato globale, o dettate in alcuni casi dalla mancanza di controlli in sede di dogane e di concorrenza sleale che ci arriva da altre realtà, o in alcuni casi dalle difficoltà oggettive e strutturali che derivano dalla crisi economica. Bene, per fare questo, su questo punto direi che il sottosegretario Delrio potrebbe convocare nel prossimo tavolo Calabria anche il ministro Martina per recuperare la opportuna sollecitazione che lei ha fatto e eventualmente verificare se ci sono occasioni di intervento ad hoc, che trovo molto complicate. L'elemento di spazio che vedo così a naso è il programma Campo Libero che il ministro Martina ha lanciato, ma che credo che non sia particolarmente attuabile in condizioni, diciamo, di rimediare alla crisi. È un elemento strategico per il futuro, però la sua domanda è molto opportuna, la giro a Delrio perché convochi anche Martina in sede di task force. Prego. Io sono Alessandro Regino dell'Agenzia Italia. A proposito del decreto Quota Italia, lei ha fatto riferimento alla Sala del Loreto. Le risulta che ci siano dalla Calabria altri progetti da sbloccare? Allora, come lei sa, il tema, lo svincolo Laureana Borrello, che è un programma di snellimento di procedure di via, è però dentro la Salerno-Reggio Calabria, se non vado errato, giusto? Cioè è uno degli svincoli della... Poi ci sono grandi cantieri sbloccati, lo svincolo di Rogliano, anche in questo caso mi pare che sia il secondo lotto della Salerno-Reggio Calabria. Quindi i documenti che ho io sono legati praticamente tutti alle questioni della Salerno-Reggio Calabria, però non posso esserle preciso perché, come lei sa, l'intervento sullo sblocca Italia si terrà il 29 di agosto e quindi c'è ancora del tempo prima di verificare le considerazioni che arrivino dai singoli comuni. I comuni
del territorio hanno inviato diverse segnalazioni, un totale di 90 in Calabria, 21 a Catanzaro, 36 a Cosenza, 5 a Crotone, 14 a Reggio e 14 a Vibo. Intendo naturalmente le distinzioni numeriche sulle province, non sui comuni. Però va capito, su questi 90, a occhio direi che in media nazionale un terzo chiede solo soldi, che non è la ratio dello sblocca Italia, non è chiederti altri soldi, è consentirti di sbloccare delle procedure perché hai una sovrintendenza che ti blocca, o hai un problema di procedure, o hai il demanio che non ti dà il via libera. Ecco, questo è un po' lo sblocca Italia. Lo verifichiamo e lo diremo con più chiarezza il 29 di agosto. L'ultima. Lei vorrebbe il nome del commissario? No, non lo vuole. Peccato, perché allora a questo punto non glielo do. No, scherzo, lo faremo immediatamente alla ripresa. È evidente che è un tema di grande complessità ed è anche un tema che, a mio modesto avviso, lo dico con il rispetto che si deve a tutte le istituzioni, rende particolarmente urgente l'impegno a andare il più velocemente possibile a votare per una nuova istituzione regionale, perché, come lei mi insegna, la sanità vale più o meno l'80%, anzi in questo caso qualcosa di più, del bilancio di una regione. Nel momento in cui siamo in una situazione di stallo in questa regione e contestualmente abbiamo un problema abbastanza corposo legato all'emergenza della sanità in Calabria, in attesa della nomina commissariale, credo che sia fondamentale accelerare da tutti i punti di vista. Il Consiglio dei Ministri per me è già la ripresa, cioè per me la pausa è dal 15 al 20 di agosto, ecco, la ripresa è dal 20. Prego? Il 29 agosto c'è un Consiglio dei Ministri, se riusciamo lo mettiamo lì, se non quello dopo. Bene, grazie, io sarei per finire, abbiamo fatto 18 domande ed è la mia settima conferenza stampa da stamattina. In più, sull'incontro? Che è di stretta attualità calabrese, direi, cioè mi sembra. Allora, posso non prendere domande politiche, può sembrare volgare, offensivo. Squisitamente quotidiano, siamo calabresi. Prego? Una domanda proprio politicamente calabrese, squisitamente calabrese. E lei prima parlava dell'importanza, insomma, di avere un governatore al più presto, eccetera, anche come segretario del PD, non possiamo parlare. No, non mi faccia domande da segretario del PD quando sono in prefettura. Vado al bar. E rispetto alla questione napoletana, molto. Dunque, aspetta, fermo lì, la prego, non metto troppe cose in ballo. La riforma della giustizia è un percorso che è già iniziato, indipendentemente da fattori altri, ed è avrà il suo compimento nel Consiglio dei Ministri del 29 agosto. Lei ricorderà che io ho fatto una conferenza stampa con il ministro Orlando, le direi ormai 2 mesi fa, il 30 giugno, abbiamo aperto la consultazione sta andando molto bene. A me piacerebbe invitare i giornalisti stranieri, più che quelli italiani soltanto, o anche quelli stranieri, a verificare come il processo telematico civile sia un elemento che ha iniziato a ingranare e che porterà la giustizia civile italiana a recuperare molte posizioni nel loro ranking internazionale. In altre parole, noi abbiamo oggi 5.200.000 processi fermi, o meglio, arretrati, nelle procedure civile, e abbiamo un tempo di realizzazione dei processi di circa 940 giorni in primo grado, parlo del civile. Francamente è inaccettabile. Rispetto all'incontro con il Presidente della Repubblica, è stato il primo incontro dopo qualche giorno di montagna del Presidente e prima che stacchi qualche giorno anch'io, è stato ovviamente un incontro a 360 gradi su tutte le questioni aperte, che sono numerosissime, perché alla ripresa noi abbiamo uno scacchiere internazionale che è già molto complicato. Voi sapete che domani Ferragosto alle ore 12 si riunisce il Consiglio degli Affari Esteri. Federica Mogherini aveva chiesto, assieme al collega Laurent Fabius, di convocare il Consiglio degli Affari Esteri, il CAE, ed è stata presa in parola dalla signora Ashton, che ha convocato per il giorno di Ferragosto, e credo che saranno molte le questioni aperte. C'è, come lei sa, la vicenda ucraina-russa, c'è la vicenda
siriana e irachena con il martirio dei cristiani e delle minoranze in quella zona, è un argomento che ho avuto modo di accennare anche ieri al Santo Padre salutandolo in partenza per il suo viaggio in Corea. C'è il grande tema della Libia, in cui l'Italia è l'unico paese che mantiene aperta l'ambasciata per il momento, e c'è, come tutti noi sappiamo, anche alla luce di ciò che è accaduto ieri e che ha riguardato il nostro connazionale, il nostro concittadino, la drammatica vicenda medio orientale. Questo soltanto per citare al volo lo scacchiere internazionale, a cui segue, come lei sa, il Consiglio europeo del 30 di agosto, dove daremo, credo, ascolteremo le proposte di Jean-Claude Juncker sulla formazione della Commissione. C'è questo tema. C'è il tema della situazione economica europea, che, come credo da oggi sia più chiaro, è un problema che riguarda l'intera Eurozona. Il fatto che riguardi l'intera Eurozona non significa che l'Italia sta messa meglio. La produzione industriale italiana nel giugno del 2014 è stata più 0,9% rispetto al mese precedente, mentre la produzione industriale europea ha avuto il segno meno nello stesso periodo. La produzione industriale tendenziale giugno 14 su giugno 13 in Italia è più 0,4, nell'Eurozona è 0. Quindi ci sono dei segnali che vedono l'Italia non andare peggio del resto dell'Europa. Ma l'Italia ha uno spazio di miglioramento, perché non ha ancora completato un processo di riforme che noi stessi abbiamo deciso essere fondamentale. Spendere bene i fondi europei, lo avete visto rispetto ai numeri della Calabria, è centrale. Quanto vale Erasmo, un'operazione come 200 milioni di euro sul PIL della Calabria? Forse Angeli non lo sa. Sul PIL della Calabria, forse Graziano lo sa, immagina. Se noi spendessimo bene i soldi che abbiamo, ci sarebbe un PIL in questa regione di almeno un punto per cento superiore, più uno. Poi avete visto tutto il problema per il meno 0,2, che peraltro è dettato da alcune regioni piuttosto che da altre. C'è proprio una divisione anche nel DAS. Bene, questo per dirle quanti siano i temi oggetto dell'incontro con il Presidente, e poi naturalmente le questioni legate alla riforma della giustizia, al cosiddetto sblocca Italia, alla riforma della scuola, che è un tema che comunque sta sul nostro orizzonte e è un'assoluta priorità, alle questioni legate all'attività più tipica del Presidente della Repubblica, in particolar modo a tutto il percorso che ci attende da qui a metà ottobre, quando l'Italia ospiterà il vertice ASEM con l'Asia, quindi una serie di iniziative particolarmente interessanti. E io però, siccome l'incontro è durato qualche ora, non vorrei tediarla a raccontare nel dettaglio tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato. Ha trovato il Presidente in gran forma e sono molto contento del fatto che il percorso di riforme costituzionali e istituzionali, che qualcuno ha sbrigativamente bollato come un percorso autoritario, così è stato definito, che trovo che sia una delle più straordinarie boutade del 2014, perché definire autoritaria quella riforma costituzionale lì richiede un esercizio di fantasia che io giudico straordinariamente strepitoso. Bene, sono molto contento che il Presidente della Repubblica abbia potuto verificare come il Parlamento, accogliendo l'appello che il Presidente fece una volta rieletto, Camere unificate, in occasione del suo discorso dopo l'elezione, che ricorderanno i parlamentari qui presenti, il Senato della Repubblica, anche a costo di qualche fatica, vedo qualche senatore presente in aula, abbia approvato in tempi davvero significativi, e vedrà dal mese di settembre il lavoro all'interno della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Mi fermerei davvero qui, grazie di cuore, appuntamento al 7 novembre. Arcuri, lei ce ne ha almeno 3 di contratti da firmare, D'Angeli sta a fare i cantieri, e naturalmente in bocca al lupo a chi sarà il nuovo Presidente della Regione Calabria e il nuovo Sindaco di Reggio Calabria. Ci vedremo su questi schermi prossimamente. Grazie Prefetto della sua attenzione.